io sono tutto bravo. Io fondamentalmente nasco carrozziere. Ma però non dobbiamo ripetere questa roba, dottore. Ah, io ne stavo bene, ragazzi, ve li guadagniamo quello che volete. Ero specializzato nello smaltimento abusivo di vernici tossiche. No, è una cosa difficile, cioè abusivo, le prendevo e le buttavo nei giardinetti. Poi il giorno è arrivata la Guardia di Finanza, ha aperto una piccola inchiesta. Dai, vieni, anziché andare a lavorare, devono venire a rompere i coglioni proprio. È il lavoro. Allora lì, ragazzi, ho deciso che ho perso la passione e faccio il medico. Stop, chiuso. Beh, si è laureato. Che cazzo? Ho preso un calice e ho esercitato. Ma come? Sono 10 anni che faccio questo lavoro, non mi ha detto mai nessuno niente, me ne è arrivato il lavoro. Ma senza laurea, vi dirò di più, vi dirò di più, signore. Tra tutte le opportunità che avevo, alla fine ho deciso di fare il neurologo. Ah, una rovina facile. Ma figata. Perché? Perché innanzitutto il cervello è un organo misterioso. Cioè, nessuno studioso al mondo conosce fino in fondo le caratteristiche di questo meraviglioso organo, signore. Nessuno. Cioè, io lo conosco perché l'ho assaggiato nel fritto misto alla genovese, se non sapevo. Specifico, c'è il fatto che il cervello è l'essenza dell'essere umano. Così come la centralina è l'essenza della macchina. Sì, pareva di dire, meno che non sia della Volkswagen. Non apriamo questo argomento, vogliamo aprire questa parentesi? No, volevo aprire. Ora la apriamo. Signore, è tutta una bufala quella della Volkswagen. Ma cosa è la bufala? Ragazzi, macchina del fan. Ma che macchina del fan? L'hanno detto anche i tedeschi, sta roba qua, su. Ma infatti non lo dico io, lo dice mio cugino che è adesso è amministratore delegato della Volkswagen. Vedi che qualcuno in famiglia che ha studiato lui prima seppelliva rifiuti radioattivi per la camorra. Ma che cazzo è? Ma uno che studia per l'errore che fa un percorso lavorativo da la leva una figata. Comunque, chiusa parentesi, Volkswagen. Che sarà meglio? Questo neurologo, io ho detto, vedi, vado lì, faccio un po' il neurologo. Ma un casino, ragazzi, è difficile. Poi un conto è quando trafficavo con le centraline, vabbè, ma la capa... Minchia, ma rivelerò le persone, ragazzi! Ma no! Ma è questo che deve capire! E che persone! Che neurologici! Ma mi arriva uno una volta e mi dice, dottore, io guardi, quando parlo mi sono reso conto di soffrire di afasia. È un problema, afasia, è un problema dove io praticamente parlo, mi si ingarbuglia la lingua e il mio interlocutore non riesce a capire quello che dico. E mi dice, soprattutto al mattino mi succede, dottore, e... Che cazzo è messo? Quello che mi ha detto io. Però lì gli ho detto, guarda, carissimo mio, io fino a qualche tempo fa, un paio di anni fa, 3 anni fa, non si poteva fare niente. Ma adesso con la tecnologia possiamo venirti incontro. Prova un po' a esprimerti con le faccette di WhatsApp. Che cazzo ci è arrivata bella, che cazzo faccio a mettermi i cuori sugli occhi? Scusi, Valletta. Prego. Poi mi arriva un altro signore e mi dice, dottore, guardi, io ho dei forti mal di testa, degli scoppi, ho le migrane, Allora, se sai già cos'hai, che cazzo sei venuto a fare? Ma non è che passare! È per descrivere la cosa! La sua, così, pensavo! Allora dico, vuoi giocare? Va bene, rilancio, secondo me c'è un ictus! Ma dove? No! Non si può picchiare! Questa gente arriva a fare i piani senza neanche una laurea! Ma che cazzo è tuo? Cioè, ti quasi con le iene qua dietro il tendone! Poi, ragazzi! Poi però, il problema qual è? Il problema è che mi arriva anche gente che sapete che danni neurologici provocano dei problemi anche di deambulazione, no? I movimenti. Allora, il caso di un signore che mi arriva e mi dice, dottore, io da un po' di tempo, quando mi alzo al mattino, sbando, cioè non ho più l'equilibrio, mi devo appoggiare alle sedie, mi devo appoggiare. Allora lì il discorso è molto semplice, io sono andato dritto, il problema è la convergenza. Allora dico, guarda, facciamo un test dell'equilibrio, così ci vediamo da lì e buonanotte. Allora, guarda, vieni, bella, fallo con me. Sì. Ti dico, chiudi gli occhi e porta in alto la mano.
Pronta? Sì. Segui il tuo capitano. No, no, no. 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 No, no, no